Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, andiamo con ordine. Diciamo, voglio ricordare che sulla vicenda del Metropol si sta parlando di una richiesta di archiviazione dei PM su cui deciderà il giudice delle indagini preliminari. In questa richiesta di archiviazione, diciamo che è motivata dal fatto che l'accordo non è andato in porto, quindi non c'è stata la transazione finanziaria, e dal fatto che i PM, come hanno scritto, non hanno potuto sentire gli intermediari russi ed ascoltarli, si ricostruisce però il contesto di questa trattativa. E io ero qui quando scoppiò il caso, proprio da lei, siccome io sono garantista, a differenza, diciamo, del governo di cui fa parte Sisto, io ho detto che il tema non era, diciamo, quello dell'indagine penale, il tema era, diciamo, i rapporti politici. Che quella vicenda evidenziava. Domanda sull'aspetto politico, per un punto, perché vede, qui è stato detto, diciamo, ma no, ma questi rapporti ce l'avevano tutti con Putin, eccetera, e comunque le dichiarazioni di Salvini sono del 2019. Non è così, nel senso che Putin è stato un punto di riferimento per la destra conservatrice nel corso di questi anni, uno dei tre poli, l'altro era Trump, l'altro era Bolsonaro e l'altro era Putin, di un vento conservatore e reazionario che soffiava nel mondo, che aveva relazioni in Occidente con alcuni partiti dell'Occidente. Però, se noi definiamoci questa di sinistra, anche da parte. No, io non ho mai definito il Movimento 5 Stelle di sinistra. Ma la cosa molto grave è che anche all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, cioè, o meglio, anche all'indomani della sporca invasione all'Ucraina da parte di Putin, il partito di Salvini, la Lega, ha rinnovato i suoi accordi con il partito di Putin, Russia Unita, all'indomani della guerra. E noi ne parlavamo qui e io le dicevo qui, guarda, a me non interessa come andrà l'inchiesta, lo decideranno i magistrati, ci sono stati scambi di soldi o no. Le dicevo che noi non abbiamo mai nascosto la nostra diversità, tant'è che non siamo andati insieme alle elezioni. E anche sul tema, diciamo, questo non è un punto da poco, perché non ci può essere alcuna equidistanza, non ci può essere alcun tentennamento rispetto alla posizione che bisogna avere sulla vicenda ucraina, cioè sul sostegno all'Ucraina. E su questo noi abbiamo, diciamo, votato compattamente, anche Lichtenstein ha votato per il sostegno all'Ucraina in Parlamento della mozione del Partito Democratico. Quanto alle possibilità di una ripresa dell'alleanza, guardi, diciamo, io voglio tornare a governare questo paese. Anche perché, credo che questa destra al governo non solo, diciamo, non sia adeguata, ma sia anche pericolosa. Ma, diciamo, la possibilità di ricostruire per l'alleanza, ci sono tantissimi temi sia con i 5 Stelle che con il Terzo Polo, per quanto mi riguarda, da affrontare, con il Movimento 5 Stelle. Non ho mai detto che sono di sinistra, perché io penso che l'alleanza col Movimento 5 Stelle, per diventare politica, ha bisogno di un chiarimento loro sulla loro natura, se sono di sinistra o se sono di destra, se sono veramente progressisti o no. Un partito che fa i regali, diciamo, di questo chiarimento fa parte, anche la questione Russia. Anche la questione internazionale. Io sono mortificata perché devo chiedere adesso una prima risposta sintetica, poi andiamo in pubblicità e giuro che lei... Sì, allora la prima risposta sintetica...